avremo bisogno di cotone e ago da cucito, forbici, una catena da borsa da 70 centimetri, un metro, un uncinetto la cui testa passi attraverso il reticolato della rete. La rete dovrà avere dimensioni 20x40 e un riquadro da mezzo centimetro. Poi delle paillettes, io ho queste da 6 mm, dei brillantini in tinta con il filato. Il filato che io utilizzerò è Avril, una cinghia molto bella. Io ho questo gomitolo da 100 grammi. E penso che per il lavoro che andiamo a fare sarà molto più che sufficiente. Ci sono confezioni anche da 50 grammi e molti colori a disposizione. Questo filato è adattissimo a ricoprire la rete che scomparirà completamente sotto la nostra lavorazione. Ci occorrerà anche un pezzo di fodera con un margine che sia maggiore per ogni lato di 2 cm rispetto alle dimensioni della rete. Aggiungerò anche delle perline di vario colore e misure e dimensioni, oltre a delle paillettes che poi vi mostrerò come fare a cucire. Un bottoncino magnetico. Prendiamo la rete, il capo della nostra cinghia e andiamo a ricoprire interamente tutta l'area della rete. Proseguiremo partendo dal primo spigolo e scendendo giù lungo tutta la lunghezza della borsa e ritorneremo su e vi mostro come fare. Dapprima prepariamo un piccolo cappietto, inseriamo l'uncinetto e facciamo passare il filato attraverso. Stringiamo il cappietto a regolare la sua ampiezza. E poi, tenendo giù il nodino, entriamo nel foro subito sotto. Peschiamo il filo, lo tiriamo fuori e, avendo cura di rigirare la testa dell'uncinetto, facciamo fuoriuscire il filo. La codina la passo a destra dell'uncinetto. Pesco il filo, rigiro la testa e caccio il filato. Ora la codina la passo a sinistra dell'uncinetto, pesco di nuovo il filo e sto scendendo giù a ricoprire tutta l'area della rete. Per passare da una colonnina alla colonnina accanto, come facciamo? Entriamo con l'uncinetto lì dove vogliamo entrare, quindi nella colonna accanto dei nostri riquadri. Entriamo, facciamo fuoriuscire il filato e adesso saliamo su e torniamo indietro in modo da facilitare l'operazione di copertura dell'intera rete. Procederemo così, quindi a scendere e risalire lungo la rete fino ad aver coperto tutto. Io procedo con la lavorazione, quindi scenderò giù dritta, poi risalgo accanto, vado di nuovo accanto e scenderò giù dritta fino al margine opposto. Alla fine avrò coperto
tutta la rete e mi ritrovo in questa situazione. Ora io ho questo rettangolo ricoperto con la ciniglia. Come fare per valorizzare l'importanza di questo rettangolo che diventerà la nostra pochette per una festa importante, un matrimonio, una comunione, oppure per le festività di fine anno, per il nostro veglione? Addirittura, certo, perché noi lo renderemo importante applicando queste bellissime perle, cristalli, paillettes di vario colore. Ovviamente è preponderante il colore blu, ma non manca un tocco di rosso, di bordeaux, di oro, di argento, di cristallo e poi ci sono le paillettes rosse, paillettes dorate, argento. Dunque ora vi mostro come sto facendo. Io ho infilato l'ago con del normalissimo filo di cotone di quello da cucito. Prendo dei cristalli, li inserisco nell'ago. Come vedete, io non decido sulla tipologia o sul colore dei nostri cristalli o perline. Sto attenta solo per quanto riguarda l'applicazione delle paillettes. Inserisco 3, 4 o 5 cristalli nel filato e poi posiziono i cristalli a colonnina in corrispondenza della testa della colonnina, faccio rientrare l'ago e fisso così i miei cristalli. Metto fuori l'ago nella parte accanto ai cristalli che ho appena inserito. Inserisco altri cristalli nell'ago. Sempre presi un po' così a caso. Però l'unica cosa, l'altezza deve essere sempre più o meno uguale per poter rispettare poi l'altezza delle colonnine. Voi prima di ripassare l'ago, controllate che più o meno vi trovate alla stessa altezza della colonnina accanto e fate passare l'ago attraverso la lavorazione. Di nuovo vi voglio mostrare come inserire una paillette. Prendo la paillette, passo attraverso col l'ago, poi preferibilmente ho una pallina come questa, oppure le perline, queste piccole piccole che vi ho mostrato all'inizio del video, queste blu piccole piccole, che servono a fermare il filo. Faccio fuoriuscire l'ago e lo faccio rientrare non attraverso la pallina, ma solo attraverso la paillette. Rientro nella lavorazione in un punto diverso rispetto a quello da cui sono uscita e tiro il filo. Sistemo il filo fino a farlo posizionare per bene. E ho posizionato la paillette con la sua perlina. Ora subito sopra, per rispettare la forma della colonnina, metterò, ecco qua, mi è capitato un cristallo un po' più grandicello e alto, e sistemo l'altezza della mia colonnina.
Dunque si procede un po' a caso, vedete quest'altra paillette che ho sistemato qui invece con il cristallo blu. Si procede un po' così a caso. Quando il filato, come in questo caso il filo finisce, io lo fermo ad ago così e ricarico l'ago. E continuo a formare queste colonnine. Questa parte del lavoro non sarà visibile perché noi andremo a mettere la fodera. Dunque possiamo procedere tranquillamente a rigirare il nostro filo. Ecco che procediamo con le colonnine, così come ho fatto qui, se vedete bene, queste sono tutte colonnine di cristalli che però mescolate per bene non danno la sensazione della colonnina dritta, bensì sembrano cucite una per una. Anche questo dà preziosità al nostro lavoro. Vediamo ora nel dettaglio come fare ad inserire i nostri cristalli colorati. Ho infilato l'ago, l'ho messo doppio e ho fatto il nudo alle estremità del filo, come facciamo sempre quando dobbiamo cucire. Ora da sotto inserisco il lago nel punto dove voglio che nasca la mia colonnina di cristalli. Il nodo si ferma qui dietro, lo prendo tra le dita, ripasso col lago dietro e passo attraverso i due filati in modo da creare un'asola di sicurezza che impedirà al cristallo di uscire. Una volta bloccato il filo in questo modo, io faccio uscire questa volta definitivamente l'ago sulla parte anteriore della mia borsa ed inserisco i cristalli così come vi ho mostrato poc'anzi, quindi prendendoli a caso sia nella forma che nelle dimensioni e il colore. Verifico l'altezza della colonnina. Nel caso io ritenga che sia troppo alta, come è ora in questo momento, io tolgo l'ultimo dei miei cristalli e accorcio l'altezza. Verifichiamo se può andare bene. Adesso va bene e quindi inserisco l'ago qui in corrispondenza del vertice della colonnina di cristalli e passo dietro. Ho posizionato così i miei cristalli. Voglio di nuovo farvi vedere l'applicazione delle paillette, perché anche questa è una cosa un po' particolare. Dunque io prendo la paillette, la inserisco nel lago con la parte sfaccettata, quella brillante verso l'alto e la mando giù. Prendo un cristallo, in questo caso lo devo scegliere piccolo e non vi ho detto, dovete scegliere anche un ago che passi attraverso questi cristalli più piccoli, quindi che abbia la cruna molto molto piccola. Faccio passare il cristallo, lo butto giù fin verso la paillette. A questo punto non passo più attraverso il cristallo che uscirebbe fuori, ma solo attraverso la paillette e passo sul retro del lavoro, così. Quindi pesco l'ago e lo faccio passare dall'altra parte e ho fissato così
con il cristallo al centro la paillette dalla parte più luminosa posizionata verso l'alto. Faccio fuoriuscire di nuovo l'ago con il filo e continuo la mia colonnina. Questa volta chiaramente richiederà un minor numero di cristalli perché parte dell'altezza è già occupata dalla paillette. Prendo qualche brillantino piccolo, così. Verifico l'altezza, che sia di mio gradimento, che non sia troppo alta. Inserisco l'ago in corrispondenza del vertice della colonnina e lo faccio passare attraverso. Io penso di aver mostrato tutto quello che era necessario sapere. Messi i cristalli, posiziono la pochette sulla fodera, lascio un bordo di 2 cm sul perimetro e sono pronta per poter cucire la fodera. Procedo a fissarla con queste mollette da cartoleria, ma potete utilizzare anche delle mollettine o degli spilli. Piego il bordo di 2 cm e lo fisso alla base della nostra borsa. Dunque procedo così, preferisco rigirarla, così vi mostro bene come piego la fodera. La posiziono lasciando un piccolo margine tutto intorno perché sarà lì che poi faremo la cucitura ad uncinetto. Quindi posiziono la molletta, giro dall'altro lato e piego i 2 cm, mi accerto che sia centrata la fodera, tiro per bene, piego i 2 cm e fisso con la molletta. Faccio questo su tutti e quattro i lati. Una volta che ho posizionato le mollette e quindi fissato la fodera, piego per bene gli angoli, sistemo in maniera molto precisa gli angoli per evitare che si possa poi vedere la fodera, la parte interna della fodera, quindi la sistemo per bene al millimetro e prendo un'altra mollettina e la posiziono per stare tranquilla che non si sposti dalla posizione giusta che ho individuato. Ora prendo l'ago e procediamo a cucire. Cucio a dietro punto, posizionando il filato proprio sul margine minimo della fodera e accertandomi che passi perfettamente attraverso la ciniglia. Ricordatevi che la ciniglia è un filato molto vaporoso, ma che ha l'unica parte fissa è il cuore centrale della stessa. Dunque noi dobbiamo accertarci che l'ago passi attraverso l'intero filato perché altrimenti non cucirebbe la fodera alla ciniglia stessa, in quanto passando attraverso la parte pelosa, questa non fisserebbe la cucitura. Quindi dobbiamo stare attenti e fare questa cucitura dietro punto su tutto l'intero perimetro della borsa e lasceremo scoperto chiaramente gli ultimi millimetri del perimetro perché lì poi dovrà essere inserito l'uncinetto. Quindi dobbiamo essere sicuri che l'uncinetto passi attraverso lo spazio che stiamo lasciando. Ho cucito la fodera. Ed è questo l'effetto finale che ho ottenuto.
Dunque, su tutti e quattro i lati del perimetro ho cucito a dietro punto. Ora piego la mia borsa a lasciare una patta di 12 centimetri. Prendo il metro e vi mostro che lascio esattamente 12 centimetri. A questo punto fisso la patta ripiegata con le mollettine che già vedete lì a mia disposizione e lo faccio sia da questo lato che dall'altro. Mi accerto che la patta sia posizionata a 12 centimetri dal margine e posiziono l'altra mollettina. Ora procediamo utilizzando il filato che è rimasto dalla lavorazione a cucire a punto basso i nostri margini. Mi accerto di dare la giusta forma alla rete che chiaramente tende a rimanere rigida. Io rigiro la borsa col dritto verso di me. Inserisco l'uncinetto tra la patta e la parte ripiegata, così come vi mostro, e vado a recuperare l'asola sull'uncinetto tirando fuori il filato. Una volta che ho l'asola, faccio la prima catenella e poi procedo in avanti a punto basso. La parte bassa che vedete rimane aperta, la cucirò dopo, così come la parte interna della patta. Quindi vado a punto basso, prendo il filo, faccio passare attraverso la rete e realizzo un punto basso. Ora una parte saliente sarà l'angolo che vado a mostrarvi e che praticamente richiede, come sempre quando lavoriamo l'angolo, richiede una maggiore attenzione. Ecco, il punto basso attraverso la rete. Come vedete, viene coperta completamente. Ora nell'angolo dobbiamo lavorare tre punti. Il primo punto è il lato che stiamo lasciando, il secondo è lo spigolo e il terzo è il lato che andiamo a incominciare. Come vedete, lo spigolo viene coperto completamente e perfettamente. Faremo la stessa cosa anche nello spigolo che segue. Quindi io procedo a punto basso fino all'altro spigolo dove farò altri tre punti e poi scendo giù fino al margine inferiore. Fatto questo, come vedete è venuto un bellissimo lavoro su tutti e tre i lati. Devo completare la parte esterna dell'ultimo pezzo del lato esterno. Vi faccio vedere l'angolo come deve essere coperto e poi sapete di dover procedere a punto basso su tutta la parte che è rimasta scoperta della rete. Inseriamo l'uncinetto nella parte estrema dell'angolo della base della borsa. Prendiamo l'asola, facciamo la catenella e poi cominciamo a prendere entrambi i bordi della rete e lavorare a punto basso, così come vi ho già mostrato lungo tutto il perimetro della borsa. Lo spigolo è perfettamente coperto, come potete vedere, quindi possiamo andare avanti e come notate sto anche nascondendo la codina. Quindi passo con l'uncinetto da una parte all'altra della rete e continuo a punto basso.
Ho completato il lavoro su tutti i lati esterni. Per quanto riguarda il lato interno, mi era rimasto pochissimo filato, quindi ho dovuto procedere ad ago per essere sicura che riuscivo a coprire tutta la parte e mi è rimasto così pochissimo filato. Ho lavorato con l'ago a mezzo punto. A questo punto non ci rimane che mettere la catenella. Ho già messo la prima parte della catenella, vi mostro come mettere la seconda. Apriamo l'ultima asola della catenella servendoci con delle pinze. La apriamo e la inseriamo nella rete. La richiudiamo e avremo ottenuto il posizionamento della catenella. Inserisco l'anello aperto in corrispondenza dell'altro, facendolo passare attraverso la rete, poi lo richiudo. Prendo le pinze e faccio l'operazione inversa alla precedente, chiudendo i lembi dell'anello della catenella e fissandolo così definitivamente alla rete della borsa. Ecco, una volta che ho chiuso gli anelli, vedete la catena è perfettamente fissata alla rete della borsa. Ora non ci resta che procedere con la cucitura del bottoncino calamitato. Per cucire il bottoncino calamitato ci basterà posizionarlo al centro della patta e a 2-3 cm di distanza dal bordo esterno della stessa. In corrispondenza, giù nella parte bassa, metteremo l'altra parte del bottone. Lo cuciremo ad ago nei 4 angoli che sono appositamente già predisposti. Ed eccola completata. Abbiamo coperto la rete a punto catenella, cucito i cristalli, cucito la pattina, il bottone e sistemato la catena e abbiamo ottenuto un effetto davvero fantastico. Vedete, ho messo anche il bollino del mio canale YouTube e non mi stanco di guardarla per l'effetto che di brillantezza che danno questi cristalli colorati. Erano lì in una bustina inutilizzati e l'idea di utilizzarli così mi sembra davvero vincente. Io spero che vi sia piaciuta, vi invito ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanella e a mettermi un like. Se utilizzate le mie idee prese dai miei video, citate il canale. Di questo vi ringrazio.